Buonasera amici e amiche di Nova News 24, si racconta la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello VIP, Nikita Pelizzon. Finalmente le prime parole dopo la vittoria. Nikita Pelizzon, a pochi giorni dalla finale del GF VIP 7, si racconta in un'intervista a cuore aperto il momento più bello, quando ha visto Luca Nestini entrare nella casa, la sua vittoria più grande. Senza dubbio la mia famiglia mi ha accettata così come sono, la sua vittoria non era così scontata, ma alla fine Nikita, dopo aver vissuto mesi davvero difficili all'interno della casa, ricordiamo è stata anche isolata dal gruppo, ha potuto esultare e festeggiare l'ottimo risultato al televoto che le ha fatto vincere la settima edizione del Grande Fratello VIP. D'altronde noi di Nova News 24 l'avevamo detto, i sondaggi parlavano chiaro, ma non riusciva mai ad agguantare la finale. La cosa era veramente incredibile, arrivava a un passo dalla finale ma non riusciva mai ad agguantarla. Alla fine è riuscita, oltre che arrivare in finale, a vincere, a sbaragliare la concorrenza e a piazzarsi prima in classifica e vincere il Grande Fratello VIP. In un Grande Fratello VIP come questo, dove il televoto è stato veramente molto vuotato, è veramente difficile. Ha detto Nikita: ciò che mi è mancato di più è la natura, i tramonti, i miei nipoti, la musica zen per dormire, la libertà di fare quello che avrei desiderato, l'affetto. Il percorso a GF VIP 7, oltre a metterla alla prova, l'ha fatta riavvicinare alla sua famiglia, che grazie al reality ha accettato il suo lavoro e in ogni momento le ha fatto sentire il suo sostegno. Facendo ancora una volta di testa mia, sono riuscita a realizzare un sogno che avevo da una vita, essere capita dai miei genitori e riunire tutta la famiglia. Grazie al GF VIP adesso i miei genitori hanno accettato il mio lavoro, mi hanno sostenuta, mi hanno vista in tutte le mie sfaccettature, è stata una rivoluzione familiare. Nikita Pelizzon ovviamente rivive anche i momenti più belli e anche più brutti di questo GF VIP 7. Parlando di quelli più belli e dei momenti più brutti, dice sicuramente che senza ombra di dubbio il momento più bello è quando ha visto Luca Onestini ed ha preso una bella sbandata per Luca. Sì, Luca Onestini è il mio ricordo più bello, sia la persona che mi ha fatto soffrire di più. C'era molta complicità, gioco prima di lui, la situazione in casa era una laguna. Poi mi sono trovata nell'oceano, la cosa peggiore è stata quando non ci siamo più capiti, l'ho sentito venirmi contro e dubitare di me, la cosa sinceramente non mi è piaciuta. Credo ci sia stata tanta incomprensione, gli stavo interessando ma non vedevo limpidezza, continuavo a parlarmi di amicizia con comportamenti comunque che andavano oltre. Per quanto riguarda il GF VIP 7 e quello che succederà dopo, la modella Tristina spera che questa esperienza e la sua vittoria possa aiutarla a realizzare i suoi sogni. Vorrei che mi aiutasse nei miei progetti di arte, musica, in campo motivazionale. Metà del premio del vincitore lo devolverò a delle associazioni che si occupano di ambiente, ha detto Nikita. Intanto amici di Nova News 24, diteci che cosa ne pensate della vittoria di Nikita e della sua intervista a cuore aperto dopo il GF VIP. Se vi è piaciuto questo articolo, mettete sempre il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.